Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, qui state vedendo nella padella tanti bei colori. Io sto facendo un misto di verdure, sarebbe il condimento della pasta. Oggi faccio così. Oggi tutto vegetariano. Allora, qui come vedete in superficie un pezzo di cipolla. Queste sono due zucchine dell'orto di mio figlio, poi dei pomodorini. Poi ci sono delle melanzane sotto, carote, ho messo due, ecco qua, queste, scusate, c'è la zucchina, vedete, queste sono le melanzane, sarebbero dell'orto di mio figlio, e sono queste qua, vedete, queste lunghe. Mi ha dato tre melanzane, ma siccome sono belle lunghe, ne ho messa una. Poi ci sono dei funghi, i funghi non mancano mai, eccoli qua, ci sono dei funghi, come ho detto melanzane, zucchina, carota, pomodorini e basta. Ecco, qui sembra tanto la roba, ma praticamente sono due zucchine piccole, una melanzana, sei pomodori, quelli piccoli a grappolo. E ciliegino, poi vi ho messo 6-7 funghi e due carote, eccolo qua. E sviluppa tantissimo una volta che si taglia, ma poi si ritira tutto. Ora vado a mettere l'olio. Oggi farò una pasta alle verdure vegetariana. Metto sul gas, ecco qua, aggiungo un po' di sale, non metto pepe perché è caloroso e poi fa caldo, roba calorosa, ma io no. Sto mettendo il sale. Ecco qua. Mescoliamo un po' e ora queste verdure soffriggeranno e si ridurranno, penso poco, pochissime. E verrà una pasta con una squisitezza, una bontà, perché sono tutte verdure fresche dell'orto. Mi figlio ha tanta roba piantata, io vi dico, non posso mettere tante perché mi lascio sul balcone. Che tanto ho messo i pomodori, ancora mi devono uscire grandi, sono piccoli ancora, e ho messo i peperoni, basta. Il resto è per mio figlio qua, zucchine, melanzane, ne ho per lui. Ecco qua, qui già inizia a soffriggere e sarà un bel condimento per la pasta. Poi sceglierò cosa mettere, ho anche delle salvietelle all'uovo, non so cosa ci sta bene qua di pasta, ho altri formaggi di pasta secca, poi sceglierò. Ecco qua, amici, questo devo far vedere anche oggi, qualcosina per farlo vedere. Le verdure a me così piacciono molto, anche come contorno, sicuramente ne avanzeranno perché io farò condimento per due persone, ma se sono tante le lascerò come contorno di stasera, come ho fatto ieri. Ieri ho lasciato il semidierato che abbiamo mangiato ieri sera come contorno. Ecco qua. Questo sono già mescolato, ora aggiungere un po' d'acqua, e già si sente il profumo, appena iniziato a soffriggere già sento il profumo. Ne metto un po' d'acqua, guardate che bei colori,
morbidissima. Metto un bicchiere d'acqua fredda, così si cuociono un po' di più. Qui si cuociono bene tutte le verdure. I funghi non li ho lavati, sapete che non vanno lavati i funghi, ma raschiati soltanto dalla terra e puliti con un panno umido. C'è chi li spella, ma i funghi non vanno spellati, io ho mai sentito che si spellano i funghi. Io ho avuto una gastronomia, facevamo verdure, tutto, funghi, non mai spellati, puliti in questo modo, raschiati e con un panno umido. Ho lavorato in rosticceria, cucinavo, stavo in cucina, e è la stessa cosa. La patrona del locale mi faceva fare in quel modo. E poi anche mia mamma ha sempre fatto puliti funghi in quel modo, mai spellati. Ecco qua. Ora le lasciamo cuocere, poi metto un coperchio e poi vi farò vedere, una volta che ho finito il piatto, e l'impiattamento della pasta. Ciao, a più tardi.